chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Eccola qua. Eccola. Come c'è finita qua sopra sta macchina? Questa viene da Ancona, comprata da Autopapera di Ancona, che vendeva delle macchine d'epoca. Quanti anni fa? Nel 92, 93. Già c'aveva 20 anni. Questa ce l'aveva un veterinario. Pensate. Di Reggio Emilia. Pensate, che giro. Quanti anni sono che sta qui alla fine? 16-17 anni. Questa macchina è rimasta ferma per due dischi e le pinze, che non si potevano rigenerare. E noi non abbiamo capito che potevamo andare alla BMW in Germania, però questo l'abbiamo fatto 3-4 anni fa. Se no, altrimenti questa macchina, per quello che è stato fatto, per tutti i lavori fatti, era integra, perfetta. Vuoi sapere pure quando ci ho speso vicino? Non ti fa troppo male. A me sì. Questa era una macchina, all'epoca era una macchina seria. Io ti dico, ti posso dire, quando andavo al mare lo lasciavo parcheggiato, ti posso dire che la gente ci girava ancora vicino. Capito? Ci credo. Mio figlio oggi diceva, mamma, quella macchina, ma perché non la aggiustiamo? Io gli dico, papà, perché non te rendi conto? No, io qua veramente, qua, guai seri. Anche perché questo aveva il problema della ruggine, infatti guarda qua. Ah, i cerchi stanno qua. Vedi che le ruote queste sono perfette, guarda. Quanti chilometri avranno fatto queste ruote? Pochi. Capito? Ma tu senti come si chiude la ruota? Sì. Bassa, bella, capito? Sì, erano più filanti. Adesso le gonfiano, sì. Sempre più grosse, sempre più pesanti. Questa, insomma, anche se era un'ammiraglia, cioè era un'ammiraglia, ma comunque era bella filante. Mamma mia. Due accendi sigari. Cioè, all'epoca era una cosa... Madonna, che cofanone. Le api, come sempre, le vespe, come sempre. Qua, lacrime amare. Lacrime amare. Bella bestia, eh? Mamma mia, che motore. Andava, mamma mia, te l'ho detto, non è che andava, non sapevo fino a dove poteva arrivare. Questi sono rimasti cromati però. Guarnizioni di sta macchina, lamierati, non ci voglio manco pensare. Questo mo, ok. Sotto non la possiamo vedere, ma ce l'immaginiamo. E qua ci manca anche il mozzo. Ci stanno soltanto i fuselli, però l'attacco era sul disco, giustamente. Quindi servono i dischi. Che figata! Oh. Questo sì, questo sì. Sei classe. E integra. Ah, senti qua. Vabbè, ma che senso? Ha bruciato proprio, senti qua. Tra acqua e sole. Eh sì. Beh, a me piacerebbe salvarla. Deve far girare la gente come prima se la prendo io. Poi la devi venire a vedere. Ma cioè, ma io vengo a vedere pure mentre la stai a fare. Ma tu stai parlando di quello che è malato. Reggi il cofano. Ci giochiamo a Tris, capito? Com'era Tris? Questa è andata a pari, dai. Alla prossima, te la rivincita. Te grazie.
Ma ce l'hai qualcuno che vende questi ricambi? In Germania. Tutto in Germania, in Italia niente. Poca roba. La cosa buona è che fanno tutto. Costano una fucilata, però almeno ci stanno. C'è della macchina in questa ruggine. Guarda che bello. Questa è acqua di sorgente, eh? Mauretto! Sto cavolo di Vitale. Me devi schedare. Metti 6 al tavolo 1. Trigni i bulloni, vai, c'ho qualche barbola lenta. Ma se gli tiro giù la marmitta pure va là. Qualcuno deve tornare in palestra. I bulloni dopo 50 anni, da. Attenzione. Vai. Il tuo peggiore incubo, Marco, nei prossimi mesi. Che facile che ci avete. Ancora? Vai. Spingi dentro il ferro, va. Questo che animale è? Ecco qua. Amen. Per i tedeschi. A salute. Per senso delle macchine. A te poco, se no me ringrazi, eh. Bravo. Comincia a tagliare tu, Sergio. Questa è una pizza di carne. Com'era di Vitale? Competenza e professionalità al servizio del cliente. Ottimo. Ci siamo presi una bella rogna. La peggio BMW della storia, quella Ruggi. No, parti dal presupposto che non salverai quasi niente. Cioè, così è, sto poco da fa. Dove stava sta macchina? Su un prato. Come tutte le altre. Sul cucuzzolo, penzoloni sul cucuzzolo della montagna. Me le vado a cercare sempre tutte io. E tanto tutte le rogne. A dividare. Sempre tutte io. Capito, ma io ti voglio far esprimere il tuo talento. Se io ti porto la quelle, che cioè. Mannaggia, è tremendo, Davide. Se non c'era, bisognava inventarlo. Il giornale questo di canno, eh? Vedete, sono preventivo come Dio comanda. Se non finisce due. Male forte. Cioè, se guarda con il controllo di Vitale, sta dentro un ventre di vacca. Dai un po', ventre di vacca, sì. Su. Guarnizioni, vano motore, anteriore e posteriore, bulloni, kit delle cromature esterne. Poi i fondi, minigonne con baffo della minigonna, guarnizione porte complete, sia interne ovviamente. Che esterne. Rasa vetri anteriore e posteriori. Guarnizioni interne della porta, del montante però. Guarnizioni dei fanalini posteriori, che quelle ho tutte spappolate. Alla notte non dormo. Cofano posteriore anteriore. Cofano salvalo, su. Non rifà, su. Cofani salvali. Cioè però, quello posteriore sta sventrato. Serbatoio. Serbatoio, che già... vabbè, abbiamo visto. Sì. Poi abbiamo guarnizioni. Vabbè, kit guarnizioni li prendo tutti. Bravo. E la Mirati, fatti mandare se riesci a vedere. Oh, allora, quali sono le Mirati che si salvano? È la domanda. A vederla così, l'esterno mi sembra tutto abbastanza buono. Che da valutare. E poi abbiamo, vabbè, a livello di tappezzeria, vedete. Cioè, io manco pensavo quella tappezzeria, ci arriveremo. Poi tocca sabbia tutti i pezzi meccanici. E uno fa sabbia? E beh, sì. Te vedo in difficoltà. Non lo so. Mi ci stai a mettere tu in difficoltà questa volta. È uno dei pochi che ci riesce. Vabbè, bella lista. Sì, questa poi è una parte, perché la macchina è iniziata. Io, sai, te metto sul tavolo subito tutto.
Dai, è fattibile, dai. Mo, caspiti, non ci mette paura a niente. È tutto fattibile, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di pazienza a trovare i cambi, che secondo me, a differenza di Alfa, che c'hai Afra, questi qua con BMW... Bisognerà parlare tedesco. Solare, ci potevi stare insieme, non era Biennale. Stavo diventando una star della TV. Biennale. Vai, 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 vai. Fermati, fermati così, Gio. Sì, guarda, poi lì c'è il gancio. A posto, tiriamo questo indietro. La mia storia è iniziata molto tempo fa. Io seguivo le scuole tecniche industriali e il pomeriggio, per la mia passione che avevo già all'epoca, cominciavo un po' ad aiutare meccanici che facevano questo lavoro, anche di preparazione di auto. Dopodiché ho preso il diploma di perito meccanico e ho cominciato a lavorare nelle concessionarie automobilistiche. Quindi nel 1985 ho aperto la mia officina. Ho cominciato, oltre a fare le riparazioni normali, anche a fare qualche elaborazione, passando notti in officina, sempre dettate queste dalla voglia di sperimentare, la voglia di fare qualcosa di diverso. Negli anni '80 c'era una certa propensione di tutti i ragazzi nell'elaborazione, si elaborava molto di più, si elaboravano anche le auto piccole. Le macchine originali non è che garantivano grandi prestazioni. Già una macchina che raggiungeva i 100 cavalli era considerata, nel gergo nostro, tipo un missile. All'epoca io avevo la Sierra Cosworth, che era abbastanza preparata, una macchina che mi ha dato molte soddisfazioni. L'ho comprata dopo tanti sacrifici, ma me la comprai nuova. Ho avuto poi la 1 Turbo. Anche oggi ancora ricordo con piacere sia i lavori che facevo su quelle macchine che la guida di quelle macchine. Sono arrivato a iniziare ad allestire anche delle vetture da competizione, che era un po' la mia passione principale. Ho vinto svariate corse nel campionato italiano velocità e turismo. Oggi ancora corro in pista, ci corre mio figlio.
il quale dà grandi soddisfazioni all'azienda. Ho cominciato anche a restaurare auto d'epoca, circa 10 anni fa, perché piano piano, diciamo, ho avuto la richiesta da parte dei clienti di restaurare macchine che io magari avevo preparato o assistito anni indietro. Con Davide ho visto le sue bellissime trasmissioni e l'ho contattato. Speriamo vederci per parlare un po', poi è andato avanti il discorso per la preparazione di questa BMW. Poi la proposta di Davide di effettuare una preparazione abbastanza spinta, pur rimanendo nel campo delle vetture stradali, questa cosa mi ha incuriosito e mi ha appassionato e devo dire che mi ci sono buttato con tutte le mie forze. Ottimo motore, metteremo il meglio della nostra azienda. Troppo nuova. Guarda che coperchio dentro è sempre sabbiato. Poi tutto pulito. Quello che l'hanno rifatto il motore. Testa sicura è stata svoltata. Il proprietario mi ha detto che quello che gliel'aveva venduta, se non sbaglio, aveva fatto già qualche lavoro, però era tutto molto confuso. Lui ne parlava come una macchina che andava da Dio, fino a che non l'ha fermata. C'ha potenziale, ti assicuro che c'ha potenziale. Ci credo. È un motore BMW 3000, due valvole per cilindro, 6 cilindri. È un motore in buone condizioni. Ma tutti questi tubicini, teniamoceli pure se non sono buoni. Sì. Così ce li rifanno giusti nuovi in silicone neri. Sì. È bello. Guarda qua, sformaggio questa. Avanti, gelo che si è seccato. Ci piace, fa vedere queste tozzure a noi. Ok, te, bello. Chi è questo? Questo è un tubo centrale, porta l'olio. Ah, questo è un tubo? È forato e fa schizzare l'olio direttamente sul carro. Lubrificazione a pioggia si chiama. Ce la fai a piale tutti? La testa si vede che è stata spianata non da molto. Poi magari la macchina è stata ferma. Sopra il pistone c'è il famoso tassello, ma non è un tassello simmetrico. Ha una forma invece molto particolare che va a copiare quasi perfettamente la camera di scoppio per avere un rapporto di compressione più alto. Adesso noi dobbiamo alzare ulteriormente il rapporto di compressione, quindi dovremmo far costruire dei pistoni con questo tassello solamente più alto per aumentare il rapporto di compressione ai fini di un ottimo rendimento. Non bisogna neanche esagerare con la compressione, visto le benzine che abbiamo oggi. Beh, non stava proprio male. Ci tiriamo via i pistoni? Sì. Da sotto? Che bel colore, Ci tiriamo ancora un altro pochetto. Che segnato, Mazza, guarda che roba. Sì. Vediamo quanto pesa il pistone. Quanto pesa questo? 1,5 kg. Mi sa che qua le giriamo un botto allora. Sette chili e 700. Questo gli dava un po' di dimagrimento. Eh sì, A occhio e croce pure un bel po'.
si sente. Guarda, è col turbo, mi impicci un attimo col turbo. Guarda, che ancora chiudeva. Facciamo ancora più nuovo, eh? Poi quando li pulisci si vede ancora meglio. Lista della spesa. Occorrono 6 pistoni stampati. BL. Se possiamo prendere quelle d'acciaio, diciamo che siamo tutti più tranquilli. Anche se le sue sono di ottima qualità. Poi, e kit guarnizioni? Sì. Tu hai qualcuno? Sì. Kit guarnizioni le prendiamo direttamente alla rettifica, che rettificherà il motore. Ok. Albero a camme facciamo... Oh, l'albero a camme, se ci ispiriamo a qualcosa di storico, perché questi motori negli anni 70-80 hanno fatto gare di durata con la BMW Motorsport in tutta Europa. Insomma. Volano alleggerito. Ok, che bello pesante abbiamo perché visto. Perché è molto pesante. Poi per quanto riguarda la testata, non aumenterei il diametro delle valvole, che già sono di dimensioni sostanziosi, ma farei un'accurata lavorazione dei condotti. Colletto d'aspirazione, abbiamo capito che qua non si scappa. E corpi farfallati. Bagno di sangue. Oh, poi adesso passiamo a quello che io considero un po' il cuore dell'elaborazione. Consiglierei di mettere l'alimentazione singola, cioè un collettore che possa supportare 3 corpi farfallati doppi, in modo che abbiamo un'alimentazione singola per ogni cilindro. Okay. E ti assicuro, caro Davide, che questo fa la differenza. Ci credo. Questa è la lista. La macchina è tornata dalla sabbiatura d'acqua, dove abbiamo evidenziato che è piena di buchi. Soprattutto i fondi sono decisamente sdrenati. Detto alla romana, ci saranno molti ricambi di rattoneria. I pianali, i fondi, la parte posteriore pure è molto rovinata, la parte anteriore anche è piena di buchi. Si trova abbastanza bene la parte dei parafanghi, delle porte, e del tetto, dei 2 cofani. Ecco, i cofani sono anche quelli molto lesionati, soprattutto ecco quello di dietro, la parte interna, e quello davanti invece la parte esterna. Dove arriveremo i ricambi? Si cambiano. Dove non ci sono ricambi, si ripara. Sono arrivati i 6 pistoni, CPS, quando inizieremo la lesatura del cilindro dovremo essere sicuri della tolleranza dei pistoni. Sono CPS, sicuramente è una garanzia, li trovo sempre precisi. Ma noi comunque sempre per scrupolo andiamo a rimisurare ogni pistone in modo che diciamo che ogni pistone va adattato sulla sua canna. Hanno pensato Mimmo e Davide di non fare una cosa molto esasperata, molto elaborata. Quindi l'albero motore lo lasciamo così, quindi non andiamo a fare alleggerimenti, modifiche. Procederemo poi alla lesatura del cilindro, alla lucidatura e poi faremo la lavorazione dei condotti. La prima operazione è quella del piano, in modo che innanzitutto ci rendiamo subito conto se c'è qualche difetto, qualche crepa, qualche fessura che magari ha bisogno di essere rimessa a posto.
Già vediamo che il piano sta abbastanza bene, abbastanza allineato. Non si vedono grossi difetti, quindi probabilmente non avremo nemmeno la necessità di scendere troppo col piano. È un discorso poi di compressione. Leviamo proprio qualche centesimo soltanto per rifinire. Noi sempre per scrupolo, qualsiasi albero motore, dopo aver controllato l'allineamento, lo ricontrolliamo sempre sotto l'equilibratrice per avere la certezza che comunque l'albero sia equilibrato. Se ci fosse uno squilibrio andiamo a fare i dovuti ritocchi dove è necessario. Adesso mettiamo in moto la macchina. I sensori dei due appoggi mi dicono che l'albero sia in questa posizione che in quell'altra posizione è perfettamente allineato. Per essere sicuri di quello che ci dice la macchina, che potrebbe sempre commettere un errore, appoggiamo la mano sui sensori e effettivamente non si sente nessuna vibrazione. E quindi, come già avevamo pensato, l'albero è perfetto e non ha bisogno di ulteriori ritocchi. Qui siamo nel posto dove io preferisco stare, insomma, questa è proprio la tana del lupo. E qui è dove mi lavoro un po' tutte quante le testate. In questo caso abbiamo pensato di non allargare molto i condotti, perché non è che vogliamo esasperarlo tanto questo motore. Quindi andiamo soltanto ad ottimizzare la forma, a togliere spigoli, togliere quelle piccole imperfezioni che poi possono dare problemi nei flussi. Sicuramente in un motore la testa e la CAMS, diciamo, sono le due parti fondamentali che ci possono modificare in modo veramente notevole le prestazioni, e quindi vanno curate e lavorate in modo particolare. Quindi iniziamo con il lavoro di fresa. Fatto il lavoro di fresa, si inizia la lavorazione con le varie tele, e a mano si usano tele sempre più fine fino ad arrivare al risultato finale, dove faremo la lucidatura dei condotti con delle paste, con dei prodotti apposta per la lucidatura. La lucidatura è la fase finale, ma la cosa importante è la forma del condotto, è quello che ci modifica, ci può modificare le prestazioni di un motore. Cioè, per noi la cosa più importante è la funzionalità, non è mai l'aspetto estetico, quello che si vede da di fuori. Se poi parliamo di belle ragazze, allora è un altro discorso, questo però non lo mette. Eccolo qua! All'attacco, Angioli, è passato tipo un mese e mezzo. Infatti. Serbatoio. Eccolo qua, guarda che bello, chi è? Vai, la voglio a mettere benzina? E qua ce ne starà da mettere, mi sa. Vediamo, allora, questo è piccolo ma pesa un botto. Piccolo ma è pesante, come me. Questi saranno le pinze. Sì, questa non è roba per voi. Oh, questo comincia a essere pane per i nostri denti. I sottoporta, esatto. Là ci sta Marcolino sui social, che mentre il padre porta avanti l'azienda, Marcolino spizza Instagram. Qui c'è sta altre cose però, eh. Che ci sta? Tubi di freno, dell'impianto frenante. Ah, ok, allora non è roba per voi. Ah, questi sono i fondi? Questi sono della Yari. Sì. Ovviamente. Questi, le posteriori. Questi invece sono pure sagomati, vedi? Sì. Sembra una tanica di benzina aperta in due. Eh sì. Questo che non lo capisco. Ah, ok, guarnizioni. Questi sono dei sportelli, dei rasavetri. Questi sono i mozzi. Oh, grazie di Dio ci possiamo riattaccare le ruote a questa macchina. Modico prezzo di 1 miliardo di euro per ognuno. Qua, guarda, loro ti regalano questa roba qua, che è un manuale. Ah. Che questo non è una cretinata. Qua ci abbiamo tutto, vedi?
La prima parte di ordine è andata, la parte di carrozzeria. È stata già una bella botta di più di 5.000 euro di pezzi di carrozzeria dalla Germania. Prossimo passaggio è ordinare un po' tutti i pezzi di meccanica che la macchina non aveva, tipo tutto quello che riguarda gli impianti, anche se abbiamo già anticipato i due freni, i due dischi freno davanti che mancavano, i mozzi che mancavano. Quindi adesso la macchina si potrà di nuovo poggiare sulle sue ruote dopo un bel po' di anni. E ci sarà da spendere ancora un bel po'. Loro in Germania vendono anche tutti i ricambi di interni, quindi sedili, tappezzeria, anche la parte di cruscotto, tutto molto costoso. Speriamo di salvarci con la parte di trasmissione e cambio. Gli ammortizzatori li ha fatti Scalenghe, li ho già io in garage, quindi siamo abbastanza a buon punto. Forse per una volta riusciremo a non fare le cose l'ultima notte prima della prova in pista. Se la lamiera si sovrappone una all'altra, quella frasica seguita a rosini anche quella nuova. Invece in questo modo qui si leva tutta, si salda testa a testa e abbiamo un lavoro preciso. Oh, se ne ammazzate! Ora la puntiamo tutta come ho fatto ieri, poi dopo la saldiamo. Cambio un decamolo, non si scherza, eh? Oh mia bella amora, non mi lasciare. Un giorno l'ho incontrata sola, sola, il cuore mi batteva a mille all'ora. Io per lei vincerei. E Cicinella c'aveva. Che c'aveva. Allora, ragazzotto, a un certo punto il principale mi stacca la spina dalla muleta, no? E io mi fermo a guardare, no? Ha spento la radio. Li portati. Oh, si ne ammassali. A garganella. Vedi piano, eh. Ieri mi sono ammazzato con l'acqua. Dal pollaio alla pista! Alla pista! Carrozzeria di Vitale, qualità e competenza al servizio del cliente. Sì, ma qui mi dà la mezza piotta però. Un saluto a Davide. Che bello, vedi qua che bello. I condotti, vedi, non li abbiamo allargati tanti perché Mimmo ha detto non me l'ha allargato tanto. Quindi siamo andati soltanto a ottimizzare, levare buche, qualche asperità, i spigoli, l'aspirazione e lo scarico anche. Poi abbiamo la serie di guarnizioni e questo è il basamento. 1, 2, 3. Oppala! Quanto peserà sto blocco? Penso solo l'albero peserà una trentina di chili. Mamma mia, una barca. È
stato un peccato che l'abbiamo dovuto rettificare. L'introvabilità delle bronzine. Ma guarda, è incredibile. Assurdo. Non pensavo che su un motore BMW... Cioè, avevamo la fortuna di avere l'albero che era perfetto. Perfetto. E non avendo trovato le bronzine della misura giusta, abbiamo dovuto rettificare l'albero per colpa delle bronzine, che sono le uniche che abbiamo trovato, erano più 25. A 0,25. Purtroppo... Follia. È una follia, perché insomma... Vabbè, l'importante è che siamo riusciti a risolvere. E invece la BL è standard. Non ho idea di come può andare questa macchina, non ho mai guidato qualcosa del genere. A vederlo così sembra un mostro. Beh, questo è un bel motore, certo. Sicuramente penso che te ci diverti. Anche all'epoca, insomma, doveva essere. 200 cavalli di serie. Quindi adesso con i pistoni, la testa lavorata, le gambe se modificate, prendi anche qualche cosina di più. Chissà quanti ne prende, boh. Prenderà una ventina. Guarda, alle volte lavorando testa e gambe se ci si arriva a una ventina di cavalli, sì. Lo scarico. Sì. Poi ecco, se hai modificato anche lo scarico, sì, certo. Sì, sì. Lo scarico anche è importante. Spiratone così. Certo, sì, sì. Vedremo. Sì, sì. Dai, dai. Lo facciamo riandare da Mimmo. Sì, mo adesso è tutto ormai a Mimmo. Dei bilancieri. La pompa dell'olio gli dava una sgrossata. Tanto questa poi va aperta e controllate gli ingranaggi. Lo apriamo per pulirlo. Chi comanda? Eccolo! Fermo, eccolo qua. Questi sono i campi che comunque sono, vedi, nuovi, si vedono anche le spazzole, come spessore sono molto buone, vedete, già l'hanno revisionato, però noi per sicurezza e montaggio sicuro è meglio mettere le spazzole nuove. Questo è l'elettrocalamita. In pratica è un doppio interruttore, qui viene corrente diretta e qui poi la trasmette alle spazzole quando l'elettrocalamita attira il pignone con quest'altro che ricorda qua. È solo da pulire e rimontare tutto. Diciamo lo stato dei cuscinetti, se sono rumorosi, e poi si controlla questa spazzola qua e l'indotto anche, giustamente. Si sente che è rumoroso, quindi questo va aperto come il motorino, controllati tutti e due i cuscinetti. Questa qui è tutta ombrata, mentre invece qua è più lucida. Questa, anche mettendo le spazzole nuove, non combineranno mai bene, perché qui è bruciato proprio. Eccoci. Pensavi meglio? Io pure. Ma onestamente me la pensavo un po' più montata. Pure io. C'è tanto da fare. Noi siamo allenati con le macchine da corsa che arrivano solo scocche. Quindi esatto. Iniziamo subito il montaggio, prima montando il motore e il cambio sotto la macchina, poi si revisionano sospensioni, scatole guida e tutto, e mano a mano si monta. Io ti ho portato gli ammortizzatori che mi ha fatto Scalenghe, che sono già tarati sportivi, sì. Molle, dischi sono nuovi, pinze sono nuove. Ti ho portato già tutto lo scarico super spinto completo.
Ah, il serbatoio te l'ho preso tutto nuovo. Certo, quella l'hai fatto bene perché i sua sono recuperati. Esatto. Ah, i mozzi, perché questa l'ho trovata, che ti dicevo, senza le ruote davanti, perché non c'aveva più i mozzi. Quindi adesso c'ho i mozzi, 500 euro l'uno. Bene. E poi i cerchi arrivano con le gomme e mi faccio rifare tutti gli interni. Bene. Vabbè. Ma piano piano si è venuta, dai. Va bene. Mi affido a te, Mimmo. Va bene, non ti preoccupare. Verrà un ottimo lavoro. Questa è una signora macchina. Una signora macchina. Poi col motore come abbiamo fatto, abbastanza cattivo. Abbastanza. Inizieremo i lavori aggredendo la vettura. aggrediamo la vettura. Guarda che pacco. Figni. Arzate, cornuto, arzate. È la merda. Queste sono le forbici dell'unboxing. Non te le fregare. Via. Ciao Davide! Lo Sarros! Come va? Tutto bene? Come andiamo? Tutto bene. Buonasera. Che ci hai portato questa volta? Un sacco di schifezze. Un sacco di schifezze. Più del solito. A parte il Doblo stesso che ha fatto il viaggio bello sporco. Abbiamo gli interni disperati di una povera BMW disperata che solo voi potete salvare. Ci proviamo. Sedile e sedile. Pesano un botto. Speriamo sia la BMW, che neanche me lo ricordo. Ah, via! Diciamo che qua c'è rimasto poco della moquette. Ben poco. Ma dietro fa ride. Ecco. Ah, è andato. Il biscotto. Va sicuramente ricreata totalmente. Ah, ok, ok. Però rispetto alla moquette, diciamo che promette meglio. Questo è un problema, sì. Ah. Ma nessuno ci obbliga a mantenere la struttura di legno così com'è. L'importante è rispettare le forme, sì, gli spessori. Cioè, casse originali. Guarda la malattia di Marco Sarro, ha trovato questo così, sarà così da 15 anni, che ha fatto Marco Sarro. Appena l'ha vista ha dovuto fare questo. Stava bene stanotte. No, esatto. Ok, portiamolo su, vai, andiamo. Vediamo che succede. Quanti anni hai che era sotto l'acqua questa macchina? Più di 10. Degli anni che c'ha, si vede che è una macchina comunque di un certo livello. Che cazzo di roba. Deve essere imbottitolo di una volta. Sedia davanti. Vediamo se sei fortunato. Io ci credo. A vedere una cosa. Sì, questo l'hanno manomesso. Si è deteriorata l'imbottitura e l'hanno rinforzata. Erano i panni da cucina. Diciamo. Questa roba qua si sbriciola, eh? Quindi per evitare che in macchina avessi tutta questa, mettono questa specie di protezione. Però qui il problema c'è perché non essendo il materiale originale. Peccato. Sì. Peccato, sì. Quindi la tesi del restauro totale dei sedili è sfatata. È da vedere un attimino. Vediamo il resto com'è e poi valutiamo tutto. Va bene. Qua abbiamo una parte dell'imperiale sottotetto e si può recuperare, quindi buona notizia. Buona notizia. Tutto di legno era sta macchina. Guarda qua. Questa ha preso acqua, sì. Rotta di collo. Sì. Vado. Ah, qui. Qui c'hai il problema. Che schifo.
sì, qua, sì. Gatti. Gatti. Quattro. È quasi ferma il sogno del restauro conservativo. Si sbriciola, guarda. No, no, è andato. Vedi? Guarda. Sì. Ci puoi mettere il dito dentro? Sì. No, non c'è più niente, però. Ah, ecco. Qui c'è rimasuglie. Ci sono tutti i dettagli che compongono l'abitacolo. È un puzzle da ricostruire. Acquista anche tu. Un pezzo di puzzle della tua. Se non vuoi dormire più in tutta la tua vita. Esatto. Il suolo pure non si è salvato. No, è andato. Ah, qua c'è il posacenere. Vediamo se c'è qualcosa dentro. Anche 500 lire di solito ci troviamo. Ma come si apre qua? No, è inchiodato. Neanche le 500 lire sto. Zero gioie. Quello che mi preoccupava di più era rivedere questo, col suo, la sua radichina o quello che è. Che mi sa che, tra l'altro non vendono il pezzo ovviamente. E qua mi sa che si finisce il falegname. Sì, no, per forza. È andata questo. Questo qua lo salviamo. Questo è bellissimo. Anche perché ha queste cuciture molto particolari, lo andiamo a salvare. Ricominciamo il puzzle, allora, cerchiamo di capirci qualcosa. Dovrebbe andarci questo qua sopra. Questo deve andare in questi dovrebbe andare poco. Ok. Questo qua dovrebbe andare in qua. In qualche modo. Tipo così. Ok. Esatto. Bel disastro. Forse il più grande disastro fino ad oggi. Sì. Credo di sì. Bisogna ricostruire totalmente l'interno di una macchina. Sì. Solo a vederlo fa paura, sto per dire. Ammazza, tu sei un finto magro te allora. Ma quindi tu stai dicendo che non credi che io ti metto in moto sta macchina? No, secondo me no. Vai.